Acri, Dublino. Benvenuti nella seconda puntata della quarta stagione di Locri Dublino. Oggi con noi abbiamo una stella di TikTok a questo punto, Carlo Bruno Longo, che insieme alla sua compagna Sara hanno creato questa pagina, diciamo, molto divertente. Ma Carlo si presenterà? Carlo, ti puoi presentare tu? Ti lascio a te la parola. Benissimo, grazie a tutti ragazzi, per me è un piacere immenso, anche perché collaborare, diciamo che questa può essere chiamata come una collaborazione con ragazzi che sono cresciuti nello stesso posto in cui sono cresciuto io, per me è un immenso piacere. Appunto, mi chiamo Longo Carlo Bruno, sono cresciuto a Locri e adesso mi trovo negli Stati Uniti con mia moglie, che è andata ora mia moglie da luglio, perché ci siamo sposati proprio a Locri. Appunto, con mia moglie abbiamo iniziato, lei ha iniziato con questi scherzi su TikTok, diciamo che ormai è diventata una consuetudine che lei mi faccia scherzi, soprattutto a livello culturale, delle diverse culture tra gli americani e gli italiani. Ci sono un sacco di stereotipi che escono fuori, che a volte però, ti posso assicurare, sono delle cose assurde. Qualche volta leggiamo i commenti e diciamo è troppo stereotipo, però sono reazioni vere. Su tantissime cose sono proprio reazioni che tu dici, caspita, perché non ho il telefono con me? Cioè, se ci fosse una telecamera 24 ore su 24 ce ne sarebbero una marea, guarda. Quindi quella che vediamo noi è una parte sostanzialmente di... Sì, è una parte, perché non è che puoi stare col telefono 24, però è una parte. Ma ce ne sarebbero di cose, guarda, soprattutto per noi ragazzi che siamo cresciuti nel sud, e quindi tantissime cose le vediamo come wow, come funziona realmente così, sembra strano, però sì. Quindi tante volte, ora un po' meno, però quando sono arrivato la prima volta era assurdo, perché guardavo tutto così. Che cos'è? No. Esiste davvero, non è solo nei film, però è vero, è così. Allora parliamo proprio di questo, inizia a raccontarci come sei arrivato negli Stati Uniti, quindi come hai conosciuto lei, cioè come siamo arrivati a diventare delle star di TikTok, ecco. Oddio, io ancora quando mi dici star di TikTok mi fa strano. Ma è così. Perché... Ma è vero, è vero. Lo so, non mi sento, ma non per altro, è una cosa troppo strana, come quando ancora le persone ci fermano per strada, ci chiedono foto e noi diciamo, ce lo chiedono a noi, cioè ci guardiamo con mia moglie e diciamo, ma va bene, non vi preoccupate. E noi siamo più timidi di loro, perché non è una cosa che ci aspettiamo. Anche se ora guardando, l'altro giorno proprio guardavo il mio profilo, e dicevo, caspita, 3 milioni. 3 milioni? 3 milioni. Cioè, non è che dici, sai, 30.000 e ci può stare, però 3 milioni già ti pesa, cioè ti fa sentire un po' una cosa. Però la cosa che mi piace tantissimo è che sia io che lei non ci siamo casati, non ci siamo montati, come diciamo da noi, si montate. Ma questa è una cosa che traspare dai video, non siete egocentrici, non ve la siete. L'umiltà e la spontaneità è la cosa che più traspare proprio da questi video. È la cosa in più, è una cosa che i video sono sinceri, nel senso, perché la tua reazione in realtà è quella che avrebbero tantissimi di noi, noi compresi, Simone compresi, su tante cose. Lei, abbiamo visto con Simone un poco i vostri video su YouTube e anche alcune storie che avete pubblicato in cui raccontavate alcune cose su come vi siete conosciuti, su come è nato tutto. Ah sì, scusami che ti ho interrotto prima. Volevo dire, lei ha origini italiane, da quanto ho capito, giusto? E quindi sa dove toccare, dove venire a punzecchiare. Sai cos'è? Allora, noi ci siamo conosciuti nel 2015, è stata la prima volta che l'ho vista, perché sua nonna, essendo di quelle zone, nata e cresciuta da noi, nella Locride, e lei di conseguenza ogni tanto veniva in Calabria per farsi la vacanza con la famiglia. Ti dico ogni tanto perché comunque, sai, portare tutta una famiglia a fare una vacanza in Italia ha un bel costo per loro, anche già solo di biglietti aerei è un grosso costo, quindi che fanno? Risparmiano per un tot di anni e poi vanno in vacanza, si fanno una bella vacanza in Italia. Quindi lei è venuta la prima volta che l'ho vista nel 2015 e io già ero perso.
perso proprio totalmente. Però, sai, a distanza, tutto quanto. Allora, poi è tornata nel 2018. Quando è tornata nel 2018, ho detto, no, vabbè, devo fare qualcosa, devo assolutamente inventarmi qualcosa. Io zero di inglese, ti giuro, zero. Anziché ora un po' riesco, però per il resto zero, niente, proprio anche perché non mi veniva proprio la parola, magari l'avevo studiata, ma niente, non riuscivo proprio a parlare. Poi figurati con lei, che per me è sempre stata una cosa inarrivabile. Comunque, niente, nel 2018 ci ho iniziato a fare qualcosa tramite la nonna, nel senso. La nonna, che era l'unica che parlava calabrese, io riuscivo a parlare con lei e poi lei traduceva la nipote. Ed era una cosa così, quindi è andata, diciamo, scherzando. Lei mi ha confessato, mi ha detto, io ci ho provato, tramite messaggi, cose varie, niente, perché era impegnata. E lei non voleva assolutamente fare niente, proprio sapendo che c'era quest'altra persona dall'altra parte del mondo che la stava aspettando. E io l'ho apprezzato tantissimo. Ti giuro, anche se mi ha negato un sacco di volte di uscire, l'ho apprezzato proprio. E mi ha detto, forse nel prossimo anno torneremo. Mi fa, io almeno voglio tornare perché vivere, cioè stare qua, passare un'estate qua, mi fa troppo bene. Allora che ho fatto? Ho iniziato a studiare inglese da solo. Perché non avendolo fatto prima, non avendo fatto per bene, io ho detto, no, se torna io devo sapere, devo parlare con lei, non tramite nessuno, ma con lei. Quindi ho preso qualche video, ho iniziato a scrivere lezioni, a fare qualcosa, quindi ho imparato l'inglese. E mi ha detto, poi giusto qualche messaggio durante quest'anno, buon compleanno, buon Natale, buona Pasqua, ma niente di che. Poi mi scrive e mi fa, sai, tra pochi giorni arriviamo. E io, vabbè, tanto sei impegnata, quindi, cioè, so come si ripeterà la stessa cosa. Mi fa, però, sai, non sono più fidanzata. Stavo dormendo, erano le 11:30. Erano le 11:30, stavo dormendo sul divano, mi sveglio di colpo, perché mi dice, non sono più fidanzata, mi scatta tutto. Mi sveglio e gli faccio, guarda, non ti posso dire che mi dispiace perché non lo so. Allora lei, poi lì ho iniziato a riprendere il quaderno, a ristudiare qualcosa, ma quando iniziavo a parlare con lei, niente, non mi usciva proprio. Poi piano piano mi sono sbloccato. E da lì poi è nata questa storia, abbiamo passato 22 giorni insieme, totalmente insieme, tramite famiglia, lavoro, cose varie, comunque l'abbiamo passato insieme. E a quel punto non esisteva la possibilità di dirci, va bene, fermiamola qua, è stata solo un'avventura estiva. No, per noi non ce lo siamo manco chiesto, non ce lo siamo manco domandati, tu cosa vuoi fare, io cosa voglio fare. E ha continuato di suo, proprio, è andata di suo. E da lì, poi io sono venuto qui in America nel 2019, tra il 2019 e il 2020, sì, dicembre e gennaio. Pre-Covid, quindi? No, pre-Covid, sì, esatto, sì. Proprio qualche mese prima. Se ci penso, rischiamo di non poter tornare. È vero. Sì, proprio a gennaio, perché poi tornando a febbraio, mi sembra che l'8 marzo, comunque il 9, il 12 marzo è stata dichiarata pandemia, una cosa del genere, in Italia. Quindi sì, proprio pre-Covid sono riuscito a venire qui con mia sorella, perché ci avevano ospitato a casa loro, a casa dei genitori di Sara, e abbiamo passato questi giorni insieme. E poi la pandemia ci ha diviso per 8 mesi più o meno, sì, una cosa del genere. E a quel punto non sapevamo più come fare, perché lei doveva tornare in estate. Te la faccio in breve proprio. Lei sì. Doveva tornare in estate. Abbiamo speso mesi, tutti i giorni a vedere, a ricaricare le pagine delle leggi per far venire persone, visitatori, turisti in Italia. Abbiamo cercato la qualunque, credimi. La volevo pure assumere per dire almeno una cosa lavorativa. Ah, un motivo di lavoro. Sì, guarda, abbiamo creato la qualunque, ma niente, non siamo riusciti in nessuna maniera perché ancora era la piena pandemia, no? Sì. Allora, io stavo lavorando perché dovevo continuare a lavorare nel
appunto nello stabilimento balneare, e lei mi fa: guarda, ho trovato l'unico stato che ci permette di andare, che permette a noi italiani di andare lì e a me, americana, di andare lì. Ho detto: quale? Qual è? È l'Irlanda. Allora andiamo a Dublino. Dove si vuole? Ma l'unico, era l'unico, nell'Inghilterra, nella Spagna, nel spettacolo. Ti giuro, siamo andati a Dublino, abbiamo passato 10 giorni, solo io e lei, chiusi, perché non potevamo nemmeno uscire, abbiamo giusto fatto qualche passeggiata. E avendo passato questi 10 giorni, io sono partito dalla Calabria con l'intenzione di chiedere di sposarla. Tu dici: sei un pazzo. Sì, sono un pazzo, però sapevo cosa stavo facendo, nel senso, il sentimento che avevo era troppo forte per non fare una cosa del genere. Poi io sono un tipo molto impulsivo e quando sento una cosa dico a me stesso, è quello che consiglio qualche volta: se tu ti senti questo, perché non lo devi fare? Alla fine, certo, poi rimarrai con rimpianto di dire: Mizzica, lo potevo fare e non l'ho fatto. Allora io preferisco non rimanere con rimpianto, ma agire. Poi mi prendo le conseguenze, questo sì, però preferisco andare avanti in quello che sento. E quindi adesso, quanto tempo sei stabile? Cioè, da quando è che mi trasferisco in America, ti sei trasferito lì? Da poco, praticamente? Da pochissimo, anche perché poi dopo Dublino io sono riuscito a venire qui negli Stati Uniti con un visto da studente. Mi sono preso un visto da studente perché era sempre in piena pandemia. Allora, la questione dei visti funziona così, se poi te la faccio in breve anche questa. Un visto turistico ti dura massimo 3 mesi, quindi non più di 3 mesi, e tu non puoi fare praticamente niente, puoi viaggiare, puoi guardare quello che puoi, puoi fare quello che puoi, però a livello lavorativo non puoi fare niente. Allora ho detto: vabbè, mi prendo un visto da studente, così nel frattempo studio pure inglese, cerco di migliorarlo. Quindi io mi sono iscritto a questa scuola, in 2 mesi ho ottenuto il visto, anche perché la tempistica dei visti è molto lunga, poi dipende pure che tipo di visto. Quindi ho richiesto il visto da studente, sono andato a Napoli perché il nostro consolato di competenza. Non mi veniva proprio. Comunque il nostro consolato di competenza, quindi sono andato là, ho fatto un'intervista, era proprio chiara la situazione, mi hanno dato il visto, sono partito e ho fatto 3 mesi. Potevo farne di più, nel senso, ho fatto 3 mesi, però dovevo studiare, cioè non potevo prendermi il visto, arrivare in America e dire: no, vabbè, io non vado a scuola, per dirti. Anche perché poi costava pure costa un bel po', quale scuole costano. Ma proprio è un lusso che ti devi, non so se te lo vuoi permettere, nel senso, non tutti, o comunque se fai una scuola pubblica è diverso. Al di là di questo, quindi faccio questi 3 mesi, poi ritorno in Italia perché dovevo anche laurearmi, perché io ho finito gli esami a novembre, dicembre, sono partito a gennaio, e nel frattempo dovevo scrivere la tesi, quindi ho scritto la tesi, sono tornato in Italia, mi sono laureato, lei è venuta in estate, e poi da lì tutto il resto. In estate ci siamo sposati, cioè è venuta in Italia, ma con la cosa che non dovevamo sposarci, cioè nel senso, diciamo che questa cosa della pandemia ci ha un po' traumatizzato, nel fatto di non poterci vedere. Quando sono stato qui per 3 mesi studiando, è lì che è iniziato il tutto. È lì che è iniziata la storia di TikTok. Mi sembra che uno dei primi... Lei aveva già iniziato qualche mese prima che io arrivassi, intorno a fine novembre, una cosa del genere, facendo un video sulla nostra relazione, cioè raccontando un po', in breve, perché comunque i video di TikTok sono brevi, raccontando in breve la nostra storia, la nostra relazione a distanza, e questa cosa già ha catturato un po' di persone, però niente di particolare, eravamo intorno a 3.000 follower, 2.000 follower, una cosa del genere. Quando io sono arrivato là, lei ha trovato pane per i suoi denti, lei proprio: vai, tanto già che non so l'inglese, per me è tutto nuovo. I vari scherzi che mi poteva fare, uno dei primi, te la dico proprio così, uno dei primi video
uno dei primi scherzi che mi ha fatto è stato. Ah, mi aveva mandato in farmacia chiedendomi di prendere una cosa per le ragazze quando è nel loro periodo. E ho detto, ah, vabbè, come si chiama? È Cuccicon, traducendolo significa cono per vagina, cioè non so cosa posso dire, comunque cono per. E ho detto, ah, vabbè, ignorante proprio io, proprio zero. Ma sei sicuro che non è Gucci che Gucci? Perché era l'unica cosa che mi dava senso a me. Dici, magari, ma anche perché dovete sapere che qua dei brand italiani, dell'italianità, qua vanno matti proprio, vanno matti. Quindi ho detto, magari è una cosa che hanno loro. In farmacia. Sì, io proprio pensa tu, io che aspetta ne sapevo. Aspetta, però c'è un senso perché qua in farmacia non sono come le Vabbè, nostre farmacie. vendono i Gucci, nel senso le No, gocce, le vendono. vendono di tutto. No, vendono di tutto. Mancano solo i vestiti, vendono veramente di tutto in farmacia. Quindi vado in questa farmacia e gli chiedo: avete un Cuccicon? Poi non l'ho detto manco velocemente perché ancora il mio inglese era proprio terra terra. E quello si mette a ridere, mi fa: no, non ce l'abbiamo. Allora ritorno e gli ho detto: ma non so perché si è messo a ridere, però non ce l'hanno. Vai a capire. Quello è stato uno dei primi momenti, uno dei primi scherzi. Da lì lei ha visto, perché io tra l'altro non avevo manco TikTok, quindi io non sapevo manco gli scherzi che altre coppie o comunque altre persone si facevano a vicenda. Quindi lei li sapeva e li faceva su di me, io zero totale, manco a Ignaro dire, proprio. no, assolutamente, manco a dire. Sai, però l'hai visto sull'altro video, te la puoi aspettare una reazione del genere, te la puoi aspettare che lei te lo faccia. No, perché io non ce l'avevo TikTok. Quindi, pensato, la situazione è questa, che lei è brava in queste cose perché comunque è sempre cresciuta, non solo lei, comunque qua proprio cresci con la cosa dei social media molto più avanti rispetto a noi, molto più avanti. Pensa che noi, anzi ora in Italia pure, noi... Casomai abbiamo mezz'ora di tempo, dici, ah sì, lasciami guardo ancora un'altra puntata di quell'episodio su Netflix. No, loro no, vanno su YouTube e si guardano altre cose. Quindi ce l'hanno proprio, cioè, ovviamente passano tempo pure su Netflix, però mentre noi diamo più tempo a Netflix o in generale a tante altre cose, loro danno più tempo magari anche a YouTube, lo dividono in modo diversamente, passano più tempo su tutti i social. E da Fanno lì... forse un uso più consapevole, non lo so, questo magari lo hai notato, È un uso più consapevole. nel senso Bella uno di noi va su YouTube a divertirsi, loro forse non solamente a divertirsi. domanda. No, bravo, bravo. Loro passano proprio un sacco di tempo che per me era strano, lo è tuttora, anzi ora un po' meno, però proprio guardare i blog di tante persone, proprio guardano la vita che fanno tante persone. Cosa che per me era strano perché io non è che abbia tanto tempo, poi figurati se vado su YouTube a guardarmi quello che fanno le altre persone, devo vedere quello che devo fare io. Appunto, quindi Io magari per però. noi è un po' uno svago, mentre lì è diverso. È molto bella È questa un cosa. concetto che funziona perché se no la gente è curiosa, la gente vuole sapere un sacco di cose, soprattutto nei paesi anglosassoni. Io ora sto in Irlanda, in quella Dublino dove sei venuta. E culturalmente si assomigliano un po' con probabilmente con gli Stati Uniti, ne abbiamo parlato anche con altri ospiti che hanno vissuto in America, a Los Angeles, eccetera. E culturalmente c'hanno tanto questa cosa di conoscere tutto, di andare a vedere tutti questi video, vlog, robe che io quando stavo in Italia non ne vedevo una. Ora, con l'influenza dei miei compagni di classe che faccio l'università qua, sto vedendo pure io un sacco di robe. Mi hanno influenzato. Sì, no, guarda, ma alla fine non è manco tanto male perché, guarda, voglio buttarla lì, dirti una cosa che a me è sempre piaciuta, che mi ha aiutato un sacco anche a me personalmente, quindi al di là, se qualcuno la sentirà, spero che comunque possa cogliere questa cosa. Per me si cresce per confronto. Mi è stato detto mentre facevo l'arbitro, c'è una percentuale di persone che magari la prende in questa maniera, quindi vanno a curiosare, vanno appunto a vedere questi video per avere un confronto e magari prendere qualche spunto, qualche idea.
Mentre c'è chi invece lo fa perché è proprio curioso, gli piace proprio quella cosa, che magari io non la concepisco perché non lo sono, però non posso, non posso giudicare chi lo fa perché è così, punto e basta. Oltre questo, la gente, per quanto riguarda il tuo tipo, il genere di video che fate tu e Sara, la gente vuole ridere, la gente ha bisogno delle risate. Sì. E noi avevamo intervistato, non so se conosci, lo statale Ionico. Sì, l'avevo vista, ho sentito parlare di qualcosa. Ah, lo statale Ionico, aspetta, è quella pagina, c'è su Facebook pure che fanno dei Facebook meme. E Instagram. Molto, esatto. Esatto, i memer della Costa Ionica. E ma abbiamo intervistato anche loro e loro, vabbè, fanno ovviamente contenuti diversi, ma la cosa comune è che c'è questa voglia di leggerezza e di autoironia sulla Calabria in questo caso, ma in generale sull'italianità, eccetera. Volevo farti una domanda, Carlo. Cioè, quando un italiano va all'estero, comunque di ovunque siamo noi nel mondo e andiamo dall'altra parte, la prima cosa che ci colpisce sono le differenze tra quella che è la nostra abitudine, cultura, tradizione in confronto con quella del nuovo paese. Quindi questo è sostanzialmente lo shock culturale. Tu, quali sono le cose che ti hanno più sorpreso e che hai trovato magari più strane o più belle? Cioè, quali sono le cose che più ti hanno colpito di questo passaggio a oltreoceano? Allora, guarda, ce ne sarebbero una marea, dovremmo stare qui a parlare ore. Però te ne dico giusto alcune di quelle. Quindi quelle più rilevanti, ecco, che quelle che hanno avuto più impatto su di te. Su di te allora è stata, vabbè, innanzitutto ora quella che mi viene più impressa, vabbè, ti potrei dire la colazione, sai, la famosa colazione americana con il bacon, le uova, il toast, questa è una di quelle, però non mi ha mai impressionato più di tanto, anche perché a me piace un sacco quel tipo di colazione, la vedo molto... farla tutti i giorni no, però farla spesso sì, salutare, perché poi ti dà una bella energia e quindi riesci a fare un sacco di cose, quindi quel tipo di colazione mi piace anche. Però non è stata quella che mi ha più impressionato, è stata tipo la cena. Allora, qua funziona così. C'è la colazione, poi vabbè, inizi la giornata lavorativa, fai il tuo lavoro, tutto quanto, pranzo. Però il pranzo, devi capire che non è il nostro pranzo, non è che tu torni a casa dal lavoro, mangi il piatto di pasta, mangi quello che devi mangiare e torni. No, il pranzo è qualcosa di veloce, subito, veloce, poi qui, rapido. Quindi qualcosa di rapido, magari uno snack, un piatto che ti è avanzato dalla sera prima, dalla cena della sera prima. Qualcosa di rapido, quello che, cioè, lo metti nel microonde, lo metti nel fornetto, si riscalda, prendi e te lo mangi. O un panino veloce veloce, una, oddio, come si chiama? Non piadina, perché secondo me chiamarla piadina, una cosa del genere. Che cos'è? Lo chiamo wrap, come si dice? Wrap, il ah, wrap, okay, okay, capito. Specie di piadina arrotolata, insieme col sì, pollo, sì, con le cose. È una piadina, però sappiamo benissimo la cosa della che piadina. Non è una piadina. Sì, no, sì, sì, sì. Non è una piadina, non è una piadina. Non è una piadina. No, esatto, quindi... quindi questo è il pranzo, dopodiché c'è la cena. Ora, noi in Italia a che ora ceniamo? Ditemelo voi. Allora, al nord c'erano tra le 7:30 e le 8, al sud dalle 8:30 in poi, 21:30, insomma, questo sono gli orari. Mi sa che in America è come qua, alle 6:30. Alle 6, 5, 5 e mezza, esatto. Esatto. Quindi questo per me è stato una bomba. All'inizio non capivo, dicevo, come è possibile, cioè alla fine poi non hanno fame, alle 10 vanno a dormire, io c'ho fame, infatti per forza. I primi giorni avevo fame, no? Niente di particolare, perché comunque quando fai la cena cenano, non come ceniamo noi, non è che noi quando primo, secondo, eccetera eccetera, no, magari nel piatto di pasta però li mangiano, noi ci mangiamo 100 grammi, 80 grammi, quasi ne mangiano almeno 200, per dirti, perché hanno quello, nel senso c'è quello. All'inizio non lo capivo, non riuscivo proprio, poi però ho iniziato a notare che io dormivo meglio, cioè io sentivo che, cioè, dormivo meglio del perché non avevo, il mio corpo non doveva digerire mentre io ero coricato,
Già avevo digerito. E la cosa è anche che mi è piaciuta di questa cosa, che però ancora non riesco, perché per me è sempre un po' più tardi. Sai, non ti dico alle 6, non ti dico però, non ti dico alle 10, però almeno alle 8, 7 e mezza, dai, proprio vogliamo prenderla così. Nello stesso tempo mi piace perché dovete sapere questo, loro per lo più lavorano. Allora, un'altra differenza che poi mi ricollega a questa è loro lavorano dal lunedì al venerdì pomeriggio, 5-6, poi dipende che lavoro fai, stop. A meno che, vabbè, non sei un ristorante, un supermercato, queste cose qua, però per il resto stop, weekend. Cioè, per loro il weekend è il weekend, anche nel nostro lavoro è un weekend, basta, no email, no messaggi, niente, se puoi messaggiare riguardante, che so... altre cose, ma non per il lavoro. Questa cosa mi piace sinceramente. Comunque, tornando al discorso di loro che fanno, quindi lavorano lunedì al venerdì, dipende a che ora ti devi alzare, comunque facciamo le 6, ti alzi alle 6, fino alle 4, 4 e mezza, 5, poi dipende appunto dal lavoro. Questo è l'orario lavorativo. Torni a casa, mangi. Dopo che mangi, hai un sacco di ore in più. Perché dici, ok, io ho mangiato, ho già cenato, non devo stare con la cosa, aspetta, ancora devo preparare. Quindi che fai? Hai mangiato, hai fatto tutto, lavi i piatti, prendi ed esci. Prendi, vai al supermercato, ti fai un giro al centro commerciale, ti fai a fare una passeggiata, poi dipende pure il tempo qua com'è. E questa cosa ti fa recuperare, cioè a mio modo di vedere ti fa recuperare un sacco di ore. Mentalmente ti fa recuperare un sacco di ore. E poi arrivi che sono le 11, comunque... mai fatto, sinceramente, però vai a dormire. Io non sono mai riuscito a prendere sonno alle 11, perché comunque sei abituato a mangiare alle 9, 9 e mezza, poi alle 11 già sono un'ora e mezza dopo cena, non penso che ti addormenti. Quindi, però comunque poi vai a dormire, perché la mattina dopo già si riprende il ritmo. Quindi è un modo più produttivo forse di rendere le giornate? Secondo me sì. Secondo me sì. Per gli irlandesi la cosa che mangiano alle 6 è perché culturalmente, questo qua è proprio una roba culturale di questa nazione, dopo quando si mangia alle 6, alle 7 si è già nel pub, che ti stai rovinando, che si usa, no, gli irlandesi sono a altro livello, bevono un quantitativo ettolitri di birra, una cosa impressionante, però anche nel mondo anglosassone, americano, eccetera, l'ho notato anch'io, sto iniziando a mangiare alle 7. Perché poi il dopo cena, cioè il dopo cena italiano, tu sei morto che stai per andare a dormire perché sei pieno, è già tardi, che fai? Esci alle 9, esci alle 10, non esci. Quindi sei a casa e poi ti addormenti con la pancia piena, eccetera. Invece, mangiando magari alle 7, tu, non so, studi un po' nella sera, io che sono uno studente, mi vedo una puntata di un film, una cosa, però ho più tempo per me, ho più tempo per la... Per noi la cena è finita la giornata. Basta. Sì, per noi, beh, esatto, per noi vediamo proprio mentalmente la cena come ok, ceniamo, basta, è finita, ma magari che so, mi devo fare ancora un capitolo, no, ormai lo faccio domani, magari, ti dico, non è così perché so che all'università non è così, però capisco che per noi mentalmente funziona così, quindi per me questo è stato uno shock all'inizio. La cosa che, un'altra cosa che mi piace tanto... Il fatto che comunque loro per noi il venerdì è come il nostro sabato. Avendo un weekend più lungo, avendo venerdì pomeriggio, sabato e domenica, loro li dividono, non tutti ovviamente, però la maggior parte li dividono così. Il venerdì, beh, ti prendi il tuo tempo, ti fai il sabato, magari esci con gli amici, come facciamo noi, e la domenica famiglia. Cioè la domenica si stanno chiusi in casa, o vanno a fare passeggiate, o vanno a fare... Questa cosa mi piace un sacco. Mi piace un sacco perché, avendo più tempo, riescono a suddividerlo meglio e dare spazio a tutte le cose. Noi, che lavoriamo fino a sabato, quindi abbiamo sabato pomeriggio, subito, ti va a fare una passeggiata, una doccia, esci per il sabato con gli amici, la domenica, magari hai fatto tardi con gli amici, ti salta pure un po' di spazio per la famiglia, no? E questa cosa un po', io almeno perché sono molto più la famiglia e tutto quanto, un po' mi pesa. Già, non mi pesa, oddio, è una parola grossa in questo caso, però in generale mi piace un sacco il fatto che loro, infatti io qualche volta ho detto, dai, è domenica, andiamoci a fare una passeggiata sul lungomare,
sai, ti giuro. Ti giuro che io, quando gli ho detto a mia moglie, sai, domenica pomeriggio andiamo a guardare l'oceano, e mi ha guardato, mi ha detto, che andiamo a fare, fa freddo, andiamo in macchina, non mi vado a fare un giro in macchina, mi ha detto, però noi abbiamo quella cosa, vado a fare un giro sul lungomare con la macchina. Ah, sì, assolutamente. Assolutamente, capito? Quindi per lei il fatto che andavi in giro con la macchina, capito, ti fai un giro pure intorno all'Ovrio, comunque a Siderno, Gioiosa, Roccella, te li fai. Magari piove, ma te li fai. Invece la concezione, almeno non so se per mio moglie in generale, di farsi un giro in macchina così, a perdita di tempo, tra virgolette, è una cosa strana. Io qualche volta infatti prendo, scappo, vado con la macchina, vado a guardare l'oceano, perché quello mi manca. Sì. Quali sono le cose che ti mancano di più, che di cui senti più la mancanza e la nostalgia? Perché per tutti i fuorisede, ormai sei un fuorisede anche tu, ti sei trasferito. Sì, ormai sì. C'è qualcosa che più delle altre manca? Vabbè, ti posso dire assolutamente la qualità del cibo. Questo, sì. La prima risposta di tutti quelli a cui l'abbiamo chiesto. No, vabbè, aspetta. La prima risposta è la famiglia, questo lo sai. Ah, ok. Però, vabbè, sì, no, quello senz'altro, la famiglia... Beh, certo. Poi parlando in generale, sì, assolutamente, la prima cosa in assoluto è il cibo, la qualità del cibo, perché devi sapere una cosa, cioè bisogna sapere una cosa, che qui, e questo non mi piace, però non ci posso fare niente, qua non ci sono gli stessi controlli che abbiamo noi sulla qualità del cibo, nel senso, mentre da noi per far crescere una frutta non gli puoi mettere un certo quantitativo di concime. E gli puoi mettere un certo, non puoi utilizzare quel prodotto chimico, non puoi fare quella cosa perché è illegale. Qui lo puoi fare, cioè qui la quantità è molto più grande. Io qua trovo le fragole, io vado al supermercato, trovo le fragole a febbraio. A febbraio, ormai siamo a febbraio. Sì. A febbraio. Ci sono tutti i frutti di tutte le stagioni e tutti i tempi. Cioè, in tutti i mesi tu che puoi comprare quello che vuoi. E gli americani li consumano? Cioè, li comprano? Madonna. Qua c'è un'idea del consumismo che noi non abbiamo assolutamente idea. Ma neanche in Europa, non solo in Italia, Calabria, no. neanche in Irlanda c'è quella idea di compra. No, prendi quello, prendi quell'altro. È una cosa che il consumismo non è mai, nel mio parere, non è mai buono. Ma fa girare tanto, ma tanto l'economia comunque, ma tanto proprio. Infatti gli americani, l'americano, per quello che sto iniziando a capire, perché ancora ce n'è tanto, è quel tipo di persona che comunque guadagna, spende. Cioè, guadagna, spende, ecco, forse è meglio. Quindi è una cosa, vuole godersi la vita, diciamo. Non vanno tanto sul risparmio, o comunque lo fanno, ma in modo intelligente, ecco, secondo me. Nel senso, io mi sacrifico per lavorare, quindi quello che ottengo è giustamente meritato il mio guadagno, ed è giusto che io lo investa o lo spenda per anche divertirmi, fare qualcosa che mi piace, vivere sì, bene. Sì, esatto. Però, sai cos'è? In questo caso gli danno anche la possibilità, ma perché si è creata la possibilità negli anni? Perché ormai è una macchina. Guadagni, spendi, lo fai tu, lo faccio io, lo fa lui, è una macchina che gira e fa girare l'economia, tutti quanti poi si possono permettere qualcosina in più ogni tanto, qualcosina in meno ogni tanto, però comunque questa è la situazione. E questo mi piace, però non l'idea sul cibo, sai, ma poi essendo noi cresciuti bene su questa concezione, sì. Mi fa, so di che cosa posso parlare, capite? Nel senso, so di che parlo perché l'ho vissuto, cioè... Altre cose che ti mancano o che ti hanno colpito anche nella città? Una curiosità... Vai, Simo. Una mia che vorrei chiederti, ma te lo mandano, ora che ti sei trasferito, riescono a mandarti il pacco lì, America? Sono riuscito a farlo arrivare tramite un amico. Allora, sì, il pacco americano... Ah, ma ti racconto. Spettacolo. Allora, io avevo controllato i prezzi... E i prezzi erano assurdi, cioè per me erano un pacco di pochi chilogrammi, 100, 200, no 100 ancora per me va benissimo, erano 200, 300, poi dipendeva pure, poi la dogana, ma cioè, poi non puoi mandare che so, formaggi, non puoi mandare un
po' di cose non le puoi mandare perché comunque per quel tipo di pacco più mandi, più certificati di tutto quanto devi richiedere. Allora un mio amico mi ha detto, sai, vedi che vengo, perché lui è cittadino americano, nato e cresciuto in Calabria, proprio a Lopri, gli uggi di casa. Ha detto, io vengo, devo venire in America così a farmi un viaggetto. Ho detto, ah, benissimo. Gli ho detto, guarda, questo prima che io partissi a settembre, perché io da settembre che sono, fino a settembre che sono qua. Ho detto, guarda, ti pago la valigia, se tu non hai assai bagagli, se non hai tanti bagagli, ti chiedo se mi puoi fare questo favore di, quando arrivi, di portarti con te questa valigia. Lui è venuto a novembre, fine novembre, io ero già qui a settembre, quindi gli ho detto a mia madre, sai, per Natale, se ti va, come mettici qualcosa di tuo, no? Di tuo nel senso di calabrese. Allora lei mi ha detto, ah sì, sì, non ti preoccupare, io ho già pagato la valigia a sto ragazzo. Quindi gli ha messo dentro torroni, gli ha messo dentro parmigiano reggiano, gli ha messo di tutto, di tutto. Non carne perché non può viaggiare la carne, a meno che non sia dichiarata, c'è un sacco di leggi riguardo a questa cosa. Comunque, però gli ha messo di dentro tutto quello che ci poteva mettere di calabrese e di italiano. E quando è arrivata l'ho aperta dopo un mese, perché poi ho avuto il Covid, siamo stati male, qua l'Omicron è girato prima che è girato in Italia, comunque vabbè, facendo stare questa situazione. L'ho presa dopo un mese e mezzo, quando l'ho aperta. Ragazzi, che gioia! Ma che gioia era! Non potete proprio immaginarlo. Emozione. Perché, guarda, il famoso pacco che è riuscito ad arrivare. Io ho trovato questa alternativa che mi è, cioè, con 100 euro ho mandato quanti? 20, 22? Sì, 22 chili di roba. Oddio, ho detto così, sembra illegale, no? No, di alimenti. Sì, di torroni, di... Di felicità. Di felicità. Felicità. Bravo, Simone, di felicità. Salsicce sopprezzate, belle. No, la carne ha detto che non può viaggiare, la carne. Ah, è vero, quindi niente. Magari. Formaggi. Quella sarebbe stata spettacolare. Ma scusa, perché non può viaggiare? Non ho capito perché. È enorme. Ah, loro se vedono carne la prendono e la bruciano. Ma io sapevo in Australia sta cosa. Vedi che anche in America. In America. Però, in Irlanda invece me la fanno senza problemi. E perché Europa? Perché Europa è proprio in Europa. Per quello. Però scusa, non le vendono là da qualche parte? Questo ti volevo chiedere. Cosa si trova di italiano buono, però attenzione, buono, sia come ristorazione che come prodotto al dettaglio, vendita al dettaglio? Allora, guarda, ti dico la verità. Qua trovi veramente tutto. Magari non nello stesso posto, ma trovi veramente di tutto. Vabbè, puoi trovare quello buono e quello meno buono, diciamo così. Buono, buono, la qualunque. Ma magari non trovi la soprezzata di casa. Ok. quello non la trovi. O comunque se la trovi leggi soppressata, già lì a me da calabrese mi dice, aspetta, che è la soppressata? Soppressata magari, però... What? Però a New York c'è cosa? C'è Little Italy, no? No, guarda, Little Italy c'è dappertutto. Little Italy c'è pure qua a Boston, nelle grandi città c'è Little Italy, perché noi italiani abbiamo creato grandi basi dappertutto, riusciamo a farci volere e comunque a imporci in un certo... Ci vogliono bene comunque, a parte i francesi ci vogliono bene tutti. Sì, ma non iniziare, Simo, con queste cose... Dico con a parte i francesi. Mo. Io c'ho il compagno di classe francese, ci sfottiamo tantissimo, ovviamente scherziamo, è ironia, però c'è tutto sto stereotipo che gli italiani, i francesi... Vabbè, se vedi qualche video nostro, appunto, è stato... Ho visto quello con la maglia della Francia, quella con la maglia di che squadra, di cosa. No, la nazionale francese. Di calcio? Mm. Sì. Ah, ok, io non avevo capito fosse quella. Sì, ci sono, è vero, sì, un po' di dissing c'è Italia-Francia, ma è anche vero, come dite voi, che l'Italia è apprezzata e riconosciuta per fortuna in tutto il mondo. Ne parlavamo anche nella scorsa puntata di come molte persone abbiano come obiettivo, anche solo per le vacanze, di venire in Italia, perché il concetto di Italia è legato a un determinato
tipo di qualità di vita, non solo il riferimento al cibo, ma anche ai luoghi, ai posti da visitare, da vedere, e l'aria più pulita, insomma, tranne qui a Milano dove sto io, però. Guarda, ti dirò la verità, ora che sto comunque, sto viaggiando, ti posso dire che l'Italia, al mio modo di vedere, che non me ne vogliono le altre nazioni, ma è il paese più bello del mondo, ragazzi, Ragazzi, l'Italia è il paese, a parte il fatto che c'è tutta una storia dietro immensa, dovunque vai in Italia, mangi bene. Se tu mangi le cose locali, mangi bene. Una storia, una grande cultura di cibo, di moda, di storia, di tutto, veramente. Non so perché non è il primo paese al mondo come turismo. Non riesco proprio a concepirlo, questa rabbia. La Calabria soprattutto è poco scoperta, c'è un sacco di cose da vedere in Calabria. Pentedattilo è una gemma, per esempio, nascosta. Sei mai stato a Pentedattilo? Bellissima. Bellissima. No, meravigliosa. Ma tutta la nostra zona è meravigliosa. Borghi. Ma tu ci pensi, la Calabria è quella regione in cui ti fai un'ora di macchina e può essere in montagna o può essere in mare. Cioè, puoi vedere la neve o farti un bagno a mare, cioè, non so di che cosa stiamo parlando, per dirti. Se sei coraggioso, fai il bagno a mare se nevica in montagna, Però no, ci sono quei temerari anche all'Ozio si fanno il bagno per Capodanno, è successo, c'è chi lo fa. No, lo so. Io l'ho fatto qua nell'oceano, freddo assurdo. È stato forte perché abbiamo fatto, mi sembra, ad ottobre. Sì. Era ottobre, poi ho il padre di mia moglie, lui mi fa scassare dalle risate, ragazzi, perché lo vedi e dici, mizzica, questo è serio proprio, eh? Poi ogni tanto se ne esce con una sparata calabrese, di quelle potenti che ti corichi a terra dalle risate. Cioè, non è dove andare, è un fenomeno proprio, magari tu lo vedi serio, che pensa, poi ti guarda e ti dice una cosa in calabrese, e tu non hai dove andare, resti lì, ti muori a terra dalle risate, per forza. E quindi lui mi fa, dai, mettiti in costume che ci andiamo a fare il bagno a mare. Ma dove? Oggi nell'oceano, no? Dove? No, vai. Ok, te la spagni, mi fa. Ok, va bene. Che poi lui lo sa, lui essendo molto calabrese, sa dove toccare. Allora, ci siamo fatti sto bagno a mare. Poi qualche giorno dopo siamo andati a pescare, no? Andiamo a pescare e verso la fine vediamo un cane che inizia a correre e inizia ad abbaiare. Guardo verso questo cane verso dove abbaia e c'era una pinna di squalo enorme. Madonna. E ti dico che era circa 80 metri da dove noi ci siamo fatti il bagno a mare qualche giorno prima. E io ho detto, io che poi ho una paura di ste cose, io ho nuotato in quel posto lì. E lì c'è lo squalo, io ho detto, meno male che qua non ce ne sono. La stessa cosa che mia moglie mi ha detto quando siamo andati in Florida a Miami l'anno scorso, giusto così per farci 3 giorni. Io ignorante, però io me lo dovevo aspettare, perché là sono stato proprio stupido. Mi fa, vedi che andiamo? Io ho detto, io non mi faccio il bagno nell'oceano, te lo dico. Fa, perché no? Sì, tutti gli squali, mi faccio, no, io non lo faccio. Ma come le squali a Miami? No, vedi che tu ti stai sbagliando. Nei film parlano di Boston, parlano di New York, ho detto New York, squali, non ho mai sentito, però magari ci sono. Comunque, parlano dell'Australia, non di Miami. A Miami non ce ne sono. E io, cretino, ho detto, va bene, allora arriviamo lì in spiaggia, mi butto. Bello, felice, tutto caldo. Torniamo a Boston e mi fa, apro TikTok, 150 squali a Miami Beach. E c'era la foto con drone. Proprio dove eravamo noi. 150 squali. Terribile. Madonna, che paura. Sì, però sei tutto controllato. Sotto sì, vabbè, video. Certo. Sì, però sono sempre squali. Sono sempre squali. Da noi, esatto. Quando già ci sono le meduse, tu vedi la spiaggia che si svuota. Magari c'è una su tutta la Ionica, su tutta la Locride, ma la spiaggia che si giria, svuota. Che giria, poverina da sola. Sì, ogni tanto mi sembra una volta... Cerca compagnia. Esatto, che abbiano trovato un esemplare di squalo, ma piccolino, un cucciolo. È successo qualche anno fa e anche lì la gente per 2 o 3 giorni a mare non ci stava nessuno. Pensiamo invece del bagno negli squali, che cosa meravigliosa.
Com'è sì, l'oceano proprio... rispetto al mare? Come lo senti? Come lo percepisci? Ah, oh, no, vabbè, ecco, questo, il mare nostro in particolar modo, è una cosa che, ragazzi, di che vogliamo parlare? Il numero uno, il mare più bello che io abbia mai potuto vedere, cioè nel senso, è bellissimo, c'ha tutto, è limpido, è mosso, è meraviglioso, non so di che cosa possiamo parlare, ma l'oceano no, l'oceano è diverso, è forte, l'oceano è freddo, la miseria se è freddo, non è limpido, cioè devono essere proprio rare le giornate in cui lo vedi un pirino limpido, proprio rare. Ma forse, forse in Florida in qualche giornata è capace che ti trovi una bella spiaggia? Dipende dalla zona. Forse là mi viene in mente, però sì, no, io ti sto parlando diciamo di questa costa in cui per quello che ho visto, poi magari mi è andata male a me, tutte le volte che sono andato era in quel mondo non lo so, però anche in Florida era forte, l'oceano è forte. E una cosa che loro parlano spesso è ci sono delle correnti stranissime e ti insegnano proprio, te lo dicono, ci sono cartelli dappertutto in cui ti dicono se vedi questa corrente, se tu provi a nuotare controcorrente perché ti tiri dentro con un canale, tu devi nuotare di lato, però vabbè, poi là c'è tutta una cosa. La cosa che vi posso dire dell'America è che come si vede nei film è proprio così, tutto. Dal fumo che esce dal tombino, per dirti la stupidaggine più assurda che vedi a New York, c'è, è così. C'è. Le scuole in quel modo, tutto. Le persone anche. Le persone, cioè, l'America anche è un film. È cioè un l'America. Film, questo è quello che io ti dico, quello che sto vedendo in questa parte d'America, nella costa est. Okay. Perché la costa ovest, quindi parliamo di California, parliamo di Texas, parliamo di Arizona, vabbè, tutta quella parte dal sud, cioè non Sud America, il sud degli Stati Uniti, il sud degli Stati Uniti è magari un po' diverso, comunque pure quello, io quello non ti posso dire che è come nei film, perché non l'ho visto, però quello che vedo qua, sì, anche se da alcuni amici che sono stati in Texas mi hanno detto è esatto come nei film. Quindi, lo sai che parlavamo con altri ospiti sempre che hanno vissuto negli Stati Uniti, che in America la gente crede nel fatto che hanno molto più speranza di noi italiani, nel senso nel fatto che uno può avere successo, nel fatto che uno può raggiungere i propri bisogni, eccetera. Hai toccato un argomento particolare e molto bello, cioè l'America, per come ho capito io che funziona la concezione di studio americano, ti porta già dalla scuola a capire quale potrebbe essere la tua strada, cioè in cosa tu potresti essere portato, in cosa tu potresti essere bravo, e poi sarai tu a completare questo percorso. Hai buona probabilità di avere successo in generale, nel senso, poi certamente devi essere bravo, non è che ti viene regalata questa cosa. Ma la differenza, parliamo di percentuale, di percentualità, perché a me mi piace parlare con le percentualità, diciamo che a mio modo di vedere, poi magari mi sbaglio, io non è che ho visto studi statistici in merito, però ti dico, a mio modo di vedere, se sei bravo, in America è una percentuale un po' più alta di avere un certo successo. Successo, io non parlo di arrivare a essere il numero uno, il più famoso, il più in generale, di avere successo nella tua vita. Più meritocrazia, diciamo, c'è più meritocrazia. Se ti meriti una cosa è più facile che tu la raggiunga. Allora, fermo restando che tutto il mondo è paese. Io penso anche questo. Tutto il mondo è paese. Ci saranno gli intrallazzi pure là. Dice, sì, vabbè, certo. Però parliamo di un certo tipo di livelli, comunque. C'è pure più meritocrazia. Possiamo dire... No, non lo so, guarda. Forse la percentuale è un po' più alta qui in America, sì, però non è tanto diversa. La differenza è che tra l'America e l'Italia è che hai più possibilità. In Italia tu magari sei più bravo, ma non hai la stessa possibilità di avere successo come, come la potresti avere qua. Nonostante è strano, perché se tu ci pensi, qua ci sono... Allora, loro sono 370 milioni di persone, noi siamo 60 milioni. C'è più concorrenza. C'è più concorrenza, però c'è più possibilità. Hai capito che ossimoro di che cosa stiamo parlando? È una cosa assurda. Però, quello che dicevano
gli altri nostri ospiti, che la gente, a prescindere, ci crede di più, nel senso, se ci diceva l'ospite della scorsa puntata, Federico Sbandi, che ha lavorato a San Francisco in startup, se lui è partito dall'Italia, è arrivato lì senza sapere bene l'inglese, ha studiato, ha conosciuto persone e ha lavorato. Un progetto del genere, che può sembrare folle come tantissimi molti altri, ad un italiano potrebbe sembrare appunto irrealizzabile, mentre lui ci diceva: in America ho visto molte persone che ci credono di più. Questa sì, è la cosa allora, che appunto dico, ed è verissimo, ci credono di più, ma per il semplice fatto che hanno più possibilità a crederci rispetto a noi. A noi, in tutti questi anni, ci hanno un po' condizionato, ci hanno un po' limitato, ci siamo fatti un po' limitare, perché non dico che ci hanno limitato, perché se ci hanno limitato noi ci siamo fatti limitare, ecco. Sono d'accordo con te, è vero. Ci siamo limitati nel poterci credere, ma perché non abbiamo avuto questa possibilità? E un'altra cosa che voglio toccare, se per voi va bene, soprattutto nella nostra zona, credimi, è una cosa assurda che ho percepito già dall'anno scorso, quando sono tornato in Italia per laurearmi, per fare la tesi, sono tornato in Calabria e sentivo discorsi che poi io l'ho detto a qualcuno, perché sai, parli e sembra che ti dicono: ah certo, adesso tu, giusto che sei stato 3 mesi fuori, ti senti di essere chissà chi, pensi di sapere chissà cosa. Dici: no, non mi interessa, io infatti certi discorsi li faccio solo con qualcuno, poi chi vuole capisce cosa voglio dire, chi non vuole e chi non vuole sentire e capire. Esatto, quindi comunque quando sono tornato io ho percepito una cosa strana, ma per dire, sentivo certi discorsi di certe persone, ma in generale pure raccontare cose così, ma qua perdono un casino di tempo, ma proprio un casino di tempo a raccontarsi cose che qua proprio non te ne fregherebbero, nessuno se ne fregherebbe, cioè proprio vanno oltre certe cose. Perché magari si credono di più in altre e quindi danno più spazio ad altre cose. Da noi c'è tanta invidia, ma tanta invidia che prende spazio a troppe cose della nostra vita. Ho capito. Ed è una cosa che dice, è vero. Cambia il modo di vedere le cose. Sì, sì, sì. Se sì, noi sì. Stiamo lì a criticare gli altri, chi ha successo, chi fa questo, chi fa quest'altro. È una cosa che... Io non sono mai stato una persona invidiosa, quindi sotto questo punto di vista mi sono sempre sentito un po'... da parte, nel senso, comunque sentivo discorsi, ma poi io sono un tipo che gli amici, io dico la mia, io non ti dico che tu devi avere, che io devo avere ragione, che tu hai sbagliato, del tipo, se ti sta bene questa è la mia, io non ti giudico, non penso che tu sbagli, non me ne frega niente di quello che fai, nel senso non do peso negativo a quello che fai, ecco. Quindi, avendo questo mio modo di fare, che succede? Che io mi faccio circondare da persone che, bene o male, non che la vedono come me, perché questa è sbagliata, a quel punto non avrei più un confronto. Non mi faccio cercare, non mi sono persone, fatto cercare persone più affini, persone più affini bravo, magari. Esatto. Quindi, di conseguenza, mi sono sempre sentito un po' fuori. Dal momento in cui sono venuto qua, e ho percepito che in realtà non era sbagliato quello che il mio modo di vedere, perché qua è così. Non che qui non esistono le persone invidiose, ripetiamo il concetto che tutto il mondo è paese. Ok, sì, sì. Però sempre appunto di percentuale qua è più bassa, cioè qua proprio vanno oltre, vanno sì, vabbè, adesso che dobbiamo fare? Ah, guarda quello, com'è che ci è arrivato? Bene, ci possiamo arrivare. Piuttosto che lamentarsi di una situazione, agiscono, sono più pratici probabilmente. È una cosa che ci servirebbe. Io sono d'accordo su quello che tu dicevi, che la conoscenza arriva anche dal confronto. Il fatto che viaggiare crei esperienza e saggezza, tra virgolette, deriva proprio da questo, perché più cose diverse una persona vede, più il mondo viene visto da prospettive diverse, e più elementi ci sono per capirlo. Quindi noi nel nostro podcast cerchiamo di aggiungere sempre un nuovo tassello a qualcosa, al nostro racconto, che non è solo della Calabria, ma in generale delle esperienze del mondo che i nostri ospiti ci raccontano. No, bravi, 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 bravi. Simo,
Vai, scusa, dici Carlo. Guarda, no, 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 guarda, vi dico questo e poi torniamo alle domande. Sì. Giusto perché tu hai detto, sì, viaggiare per avere un confronto e aprire la tua mente. Ora, voglio dire, tu puoi viaggiare, però devi essere predisposto anche ad aprire la tua mente. Perché se viaggi e non apri la tua mente, non hai fatto niente. Però ti dico un'esperienza che mi è successa proprio a me. Diciamo con un po' di... No, non manco mentalità chiusa, no, perché... Quando sono arrivato qua, parlando poi con, appunto con mia moglie, quando ancora ero fidanzato, mi fa, sì, qua in America funziona tutto con il test a risposta multipla. Poi io ho detto, che significa? Che tu non fai esami orali o esami scritti a risposta aperta? Fa, no, 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 tutto a risposta multipla. E io ho detto, vabbè, così è facile. Ora, che mi è successo? Io, cretino, perché io non è che mi sono detto, perché fanno così? Cioè, sembrerebbe più facile, no? Se tu sai i test della risposta multipla, sono in Italia sembrerebbero più facili. Sì. Io appena laureato, ti giuro, appena laureato, anche perché lei pure, lei si è appena laureata in infermieristica come me, siamo due infermieri. Io appena laureato, lei che ancora stava studiando, mi manda alcune domande di quelle che sarebbero state, sarebbe stato il suo esame. Leggo la domanda e gli faccio, guarda, la prima no. Fa, no, vabbè, leggi le altre. Sì. E la seconda. Mi fa, ma hai letto le altre risposte? No, no, però, cioè, è chiaro. Per me è la seconda, è impossibile che non sia questa. Ma leggi le altre. No, aspetta, però può essere anche la terza. Forse anche la quarta. Cioè, per dirti, erano... Io, cretino, a giudicare le risposte, la cosa risposta multipla, direi in America è più semplice, no. Erano risposte multiple, ma fatte veramente difficili, cioè fatte che 3 su 4 erano possibilmente giustissime. Ok, quindi pensate con criterio. Pensate con criterio, ma quello che voglio dire è che io, come primo pensiero, è stato, vedi, le fanno risposta multipla è semplice. Okay. No, no, invece no, è anche più difficile per certi versi. Torniamo alle domande. No, ma questa è una cosa che io fare. Le domande, io discuto con la mia ragazza, con Angela, che lei studia a Torino. E, infatti questo qua glielo faccio vedere, perché che lei mi dice, no, ma da te è più semplice, che voi fate le tesi scritte, io devo fare gli orali. No. Perché tu hai l'abitudine a pensare che la risposta multipla magari è più facile, perché in Italia è fatta in maniera, in un certo modo. Sì. Qua no, è facile. No, l'unica cosa che però, sai, qualche esame a risposta orale secondo me va sempre fatto, cioè a orale va sempre fatto, perché è una cosa che, parlando per la mia esperienza, era molto, come dire, io non riuscivo a leggere in pubblico, cioè proprio mi bloccavo, diventavo dislessico all'ennesima potenza, convertivo tutto, non aveva senso quello che dicevo, perché mi vergognavo, invece... aver fatto l'università, aver iniziato a parlare, quella cosa ti aiuta nella vita in generale, ma comunque ti aiuta. Quindi sì, come discorso in generale degli studi, secondo me ogni tanto l'esame orale va fatto anche qua, però qua è molto, ma molto più meritocratico sugli studi, molto di più, perché come ben sai, da noi l'esame orale ti può impappinare, può essere nervoso, il professore che magari non ti piace, non che non ti piace, o che tu non piaci, per chissà quale motivo, la giornata storta a lui, la giornata storta a te, ce ne sono una miriade di varianti per quel giorno, mentre all'esame scritto le varianti si limitano, cioè diventano molto più basse. Quello è, cioè può essere solo la tua giornata sbagliata, non può essere la giornata sbagliata del professore, anche perché è tutto a computer, quindi l'esame riesce come nella patente, hai fatto bene, hai fatto male, basta. Allora, secondo me, volevo farti un pochino di domande relative proprio alla... A questo, non so se lo possiamo chiamare, è diventato un lavoro? Lo possiamo chiamare lavoro? Allora sì, è un lavoro perché ti impegna tanto. Ti impegna veramente tanto nel fare tante cose. A me personalmente no, perché alla fine la mente diabolica è lei, quindi capisci che io vivo la mia giornata bello spensierato, nel senso mi piace che lei, cioè facciamo un sacco di cose in giro, quindi lei trova sempre qualcosa su cosa premere, anche perché avendo la nonna calabrese nata e cresciuta in Calabria, sa benissimo cosa non deve toccare e cosa deve toccare. Quindi, cioè, proprio in questo caso sì, però mentalmente è un lavoro che ti impegna sempre. Ora,
Grazie a tutta questa situazione, stiamo crescendo anche su Instagram e su YouTube, quindi è una cosa che sta andando avanti, sta prendendo piede. Ora abbiamo un manager e di conseguenza facciamo anche pubblicità in merito. Naturalmente pubblicità non sono scherzi, ecco. Quindi su questo sì, sta diventando un lavoro, ma più che altro mentale. Mentale perché sai, le idee, a me non tanto più su YouTube, ecco, su YouTube sì, perché devi avere idee, fare cose riguardanti gli scherzi. È Se lei. la vede lei. Ma chi vi segue di più sui profili? Americani o tanti italiani? Questa è una curiosità mia. Ma Americani, perché, nel senso, chi, americani, più americani? tanti, tanti, cioè il nostro, allora. Come ho detto prima, l'italiano mai amato. Se tu sei italiano, comunque per loro hai stile, per loro sai cosa bisogna mangiare, sai cucinare, sai fare. L'italiano è visto in quella maniera, è bello, limpido, capone, va benissimo, gesticola, va benissimo, italiano, basta, non hai che dire. Per loro viene visto così ed è una cosa che a me piace tanto, una cosa che non sapevo innanzitutto. Cioè, proprio non me l'aspettavo, sono venuto qua. Comunque, italiano, è bello. Poi non so perché quando tutti con la concezione ti presenti, magari non dicevo anche il nome, dici: ah, tu sei italiano, ah, sai, io sono al 20% italiano. Non ti ho chiesto il DNA. Cioè, però per loro magari hanno il bisnonno del bisnonno che era italiano e allora mettono su Instagram la bandiera dell'Italia, ma per dire io sono italiano, cioè hanno un orgoglio per questa cosa che a volte dico Apprezzo ce l'hanno quasi, l'Italia. sì, certe volte mi dico guarda ce l'hanno quasi più loro che noi, è una cosa di dire voglio essere tipo un italiano, anche perché vabbè noi ci ragioniamo, noi guardiamo l'America con il sogno americano, vero? È stato sempre visto così. Ora ti posso dire che ha anche senso, sotto tanti punti di vista, sotto altri è un po' diverso da come ce l'aspettiamo, però sotto tantissimi punti di vista è proprio quello che siamo. Loro, noi dobbiamo capire che come noi abbiamo il sogno americano, loro hanno il sogno italiano, cioè farsi la vacanza in Italia. Almeno un viaggio in Europa in generale, ma in Italia in particolare, per loro è un sogno, anche perché ha i suoi costi. Che forse Giustamente. da un lato questi non italiani, questi italiani di terza generazione, quarta generazione, hanno molto questa cosa. In realtà magari a noi un po' non è che andiamo in giro a sbandierarlo, perché appena dici sei italiano ti fanno ah, pizza, mandolino, pasta. Poi Guarda. appena gli dici che sei calabrese ti dicono anche i vari stereotipi È con la una cosa mafia, che a me le cose. mi ha fatto sempre arrabbiare questa cosa. No, pizza e pasta mi sta benissimo, eh. Pizza e pasta va bene, dai, è una cosa che effettivamente ce l'abbiamo pure forte. Ah, perché lo sappiamo fare, ragazzi, parliamoci chiaro. Lo sappiamo fare, lo facciamo bene, è una cosa che una delle prime domande che mi ha fatto cosa ti è rimasta più impressa. In brevissimo, la prima volta che ho cucinato a casa di Sara. Per i genitori, avevo fatto la pasta alla carbonara. Gli ho detto: come la volete questa pasta? Cioè, gli ho detto: la facciamo al dente. E fa: sì, a noi piace quando è bella morbida. Cosa? Perché? E io, tutto contento nella mia testa, quando mi hanno detto: sì, ho detto: sì, meno male, tutto felice. Sì, a noi piace quando è bella morbida. Quindi l'hai fatta scotta? Quindi l'ho fatta scotta. In quel momento, perché io ero ospite, sai, lavoravo in certo. quel modo, non è che gli potevo dire no, sai, io sono ospite, però faccio come dico io. Però poi gli ho detto: guardate, sai, cioè, ci sono tante buone cose se la facciamo al dente. Uno, il sapore, due, la digestione, tre, tutto un altro tipo di pasta. Da quando io l'ho fatto al dente, mi hanno detto: guarda, meno male che tu ce l'hai fatta scoprire così, noi eravamo convinti che al dente intendesse dire c'è spatto. Ah, cioè loro pensavano che al dente fosse scotto? Sì, per loro sì, perché loro mi hanno detto: la facciamo al dente, loro mi hanno detto: sì, a noi piace quando è bella morbida.
cioè, per loro era in quel modo, cioè, non... ma perché non conoscevano proprio che la pasta non doveva essere cucinata, cioè non doveva essere spatta per essere buona. Oppure la carbonara, cioè loro sapevano che la carbonara era fatta col guanciale, con le uova, o no. non lo sapevano? No, vabbè, sì, con le uova sì, però non con il guanciale, non con il pecorino, no, tante cose no, assolutamente. Mettevano la panna? No, spero di no. Non lo so, perché forse non l'ho mai fatta, ecco, non ti so dire. Perché ho visto di tutto. Mi ricordo una volta sono andato a prendere una pizza, uno dei primi mesi che ero qui, e sono andato in un posto che era simile a Domino's, perché volevo una pizza, non sapevo dove andare, io vado a sto posto e mi fanno e ci vuoi il sugo o la salsa barbecue? Che cosa? Questo non me l'avevi mai detto. Io l'ho guardato, cioè, per carità, mettimi la salsa al pomodoro. Almeno quella, poi mi hanno messo 6 kg di formaggio di sopra, era tutta formaggio. Però vabbè, la sai com'è. Sì. Vabbè, guarda, ti dirò, quando sono stato... Ma tu sei Dublino? Guarda, sì. L'Hard Rock Hotel. Ok, e c'è stanno pizza. Sono pizza... Madonna mia, io ho passato 10 giorni a mangiarmi quella pizza. Era veramente buonissima. Vero che è buona, che glielo dico a mio fratello, dice no, ma è buona. No, quella è tipo napoletana, ragazzi. È napoletana, è buona. Mi ha portato Luca. Ah no, Luca, ti ha portato... Con me mi ha portato quello che ha messo un quintale di aglio nella pizza. Quello era siciliano. Io qua faccio fatica a trovare un posto buono. Veramente fatica. Un posto buono che fa la pizza, perché è anche qua è pieno di ristoranti italiani. Poi ti trovi veramente la carbonara. Io sono stato Olive Garden. E Dio mio! Io non so se c'è Dublino. Ho visto il video, non c'è, ho visto il video però. Dai, ragazzi, veramente, carbonara con peperoni, gamberetti, bacon... funghi, mi pare che c'era. Pollo, eh? C'era pure i funghi, mi pare, sembra aver visto. Forse sì, pure funghi. Aspetta, che altro? Oddio. Ah, poi era tipo... Ah, dovete sapere questo, dell'America. Qua sono la cosa che mi fa arrabbiare è che tanti dicono cucina autentica italiana, non hanno una merita, non hanno niente di italiano, niente. E questi sono quei posti che a me fanno arrabbiare, perché poi la gente è convinta che quella è la cucina italiana e giudicano quella la cucina italiana, e quando provano magari la vera cucina italiana dicono che schifo è. No, che schifo è quello che hai fatto prima. Perché sono abituati. Perché giustamente dicono, questo è autentico in italiano, tu che non sai niente, noi dobbiamo pensare come persone che non sappiamo niente della cucina italiana. Ma tipo le fettuccine Alfredo? Che è? Io non lo so, io guarda, ti dico questa che magari ti fa capire quanto io mi sentivo ignorante. Anche sulla cucina italiana a un certo punto mi sono detto, sì, fettuccine Alfredo, è un piatto italiano. Madonna mia, ho vissuto 24 anni in Italia, non ho mai sentito parlare del fettuccine Alfredo. Che è sta Alfredo? Non conosci la pasta Alfredo? Dai, la pasta Alfredo, piaceva. Che è la pasta Alfredo? Io non l'ho mai sentita, sinceramente, però magari l'Italia è grande, non è che è piccola, quindi magari non la so io. Sono ignorante io mi sono detto, sono io quello... No, stupido, ma ignorante. Ma bene, va a capire che sarebbe, in teoria, quanto ho capito dalla storia, che sarebbe la pasta con burro e parmigiano, perché la storia è quella di un romano che non aveva, non so se è quello ufficiale, comunque, di un romano che non aveva niente al ristorante, se vengono i clienti, poi io posso cucinare questa pasta. E quella è stata la pasta Alfredo, perché questo ristorante si chiamava da Alfredo, a quanto ho capito dalla storia. E qua non è che burro e parmigiano, qua è una salsa che non ho capito, bianca, non so che cosa c'è dentro, te la mettono pure in barattolo, come se fosse una crema, come un barattolo di Nutella che tu puoi mettere dentro sta pasta di spaghetti, Non so che è, non ho... Mi hai sbloccato un ricordo, quando sono andato a Nottingham, mi ricordo che c'era nella mensa una vasca con della pasta, erano degli spaghetti sfatti, e ti dicevano, li vuoi al ragù o con la carbonara? Se tu gli dicevi ragù, mettevano un cucchiaio di un mestolo coppino di spaghetti nel piatto
ti mettevano sopra un mestolo di sugo così e te lo davano tipo tieni, con sugo, con ragù, oppure carbonara c'era un'altra vasca di una salsa gialla che tu non sapevi cos'era e ti mettevano un pasta lunga, d'altro carbonara con la pasta lunga non credo sia proprio il massimo. No, non è il massimo. Un mestolo di questa pasta che ormai, cioè più che pasta era un amalgamato, una colla, ecco, e poi questa salsa che tu dovevi mangiare senza farti molte domande. Terribile, terribile. No, tu hai detto la carbonara con la pasta lunga, verissimo, a meno che non sei come me che amo gli spaghetti. Sì. Una malattia. Io ho il mio feticcio, faccio le linguine con la carbonara. Non si fa, però a me le linguine. Non si fa, però è un mio problema. Cioè io mangerei gli spaghetti veramente con la qualunque. Non ti dico con la lasagna che è impossibile, però gli spaghetti. Basta al forno con gli spaghetti, magari da provare. Tipo, magari una cosa così, però sai mia mamma. Voi la facevate tipo gli spaghetti che rimanevano dal giorno prima, facevate la frittata, gli spaghetti? Sì, con i bucatini anche, non solo con gli spaghetti. Con i bucatini anche, però comunque con la pasta che restava dal giorno prima, se era pasta. Sì, se era pasta lunga. Sì, si fa. E tornando al vostro profilo TikTok e vari social, cosa avete in programma? Nel senso, tu giustamente prima hai detto, è iniziato tutto per scherzo, ci siamo posti degli obiettivi. Nuovi obiettivi da raggiungere? Nuovi obiettivi da raggiungere? Quello che puoi dire. Sì, no, magari no. C'è qualcosa che so. Per arrivare a 1 milione su YouTube. Okay. 1 milione di follower su YouTube. Questo è l'obiettivo che, nel senso, non è che solo quello è l'obiettivo, questo è quello che il sogno, ecco, arrivare a 1 milione su YouTube è veramente un sogno. E quando lei è venuta qui e poi qui in Italia, ed in Italia è esplosa il nostro video, il fatto che lei ha spezzato gli spaghetti, quella cosa, lei ha notato che quella cosa faceva ridere, faceva prendere un sacco, anche perché è una differenza culturale immensa. Allora lei ha mirato su queste cose, la moca, la pasta, la frutta, la verdura, la qualunque, proprio. Lei ci ha mirato con la croce, proprio. Chiamava la nonna e gli diceva, ma questa cosa è strana, oppure lei guardava le mie reazioni, pure solo magari gli occhi, l'espressione, lei capiva che era una cosa su cui poteva andarci contro, e organizzava la situazione. E lì in Italia siamo arrivati a 1 milione. Dal 1 milione, cazzo, 1 milione, non ci aspettavamo minimamente, felicissimi. Poi ci siamo sposati, perché ci siamo appunto sposati al comune, e io sono venuto durante l'estate, mentre per 20 giorni qui. Essendo qui, cioè essendo stato qui, abbiamo continuato con queste, con lei ha continuato con questi scherzi, e la cosa è cresciuta sempre di più, e ora ci ritroviamo dove ci troviamo. E l'obiettivo, innanzitutto, vabbè, continuare a crescere in generale. La cosa che ci piace fare è, perché tanti, abbiamo letto tanti commenti, tanti, cioè ci sono tanti brutti commenti, una cosa che sì, dispiace, però capisci che se hai approcciato questo mondo devi metterlo in parte del gioco. Ora dipende da te, devi essere bravo tu a farne, sfruttarne, nel senso, o a ignorare in modo tale che non ti influenzi, o a cogliere qualcosa da quei commenti. Però la cosa che voglio capire, perché tanti hanno detto, sei una brutta persona, lascialo vivere in pace, io vorrei far capire una cosa, che comunque quello che io e lei facciamo, quello che lei fa a me, se lo fa, se lo continua a fare, è perché a me sta bene, nel senso, la cosa che a me piace di più è che quando ci sediamo, ci colleghiamo la sera, e io poi manco mi rendo conto delle espressioni che faccio quando mi fa gli scherzi, e guardarlo insieme, ridere insieme, è una di quelle cose che a me mi fa impazzire, cioè mi piace un sacco. Alla fine, che cosa vuoi di più? Sei con la persona che ami, collegato, guardate un video su di voi e ridete pure. Ma tra l'altro, semplici cose. Semplici cose, ma che ti fanno sentire, almeno a me personalmente mi fa sentire
Al settimo, cioè, non so come sentire bene. Ma se scrolli nei commenti, vostri video, è chiaro, nel senso che non è che ti bullizza, cioè, è proprio chiaro, si sta scherzando, cioè, sì, esatto. Tanto la gente. Poi fatemi capire che cosa dovrei fare. Dici, no, basta, me ne vado. No, non ha senso. Non è... Ma a parte che questo non è il rapporto che abbiamo, perché, essendo, a mio modo di vedere, essendo amore, amore vero, non posso dirti che no, me ne vado perché mi fai gli scherzi. Appunto. No, ma poi se leggi i commenti ci sono tutte quelle cose tipo proteggete questo uomo a tutti i costi, lo stai allora... esasperando. Vabbè, molti secondo me sono anche ironici, sì, su questa cosa, sì, qui. Sì, assolutamente sì. Però anzi, secondo me c'è chi dice veramente... No, tanti sono cattivi, però non è una cosa che... fortunatamente siamo persone semplici, ma possiamo dire che siamo anche forti, perché tante cose... Sì, ti capita quella giornata di decimizia, però... Così tanti, però non niente di particolare, andiamo oltre. Nel senso, sappiamo che non è... Non ci dobbiamo far influenzare questa cosa. La cosa, uno dei commenti, parlando dei commenti, una di quelle che mi piace di più è il fatto l'orgoglio italiano, la cosa, quello mi piace. Quello mi piace tanto, anche perché capisco che tanti dicono, vabbè, stai stereotipando. Stereotipando, yes. Sì. Grazie. Troppo l'italianità. No, è proprio così. Non è che sono cose lavorate, sono cose che qua fanno. E anzi che io sono fortunato, che loro sono in parte italiani, quindi tante cose non le fanno di loro, cioè non ce l'hanno proprio. Tantissime sì. Cose che fanno. Per esempio, dovete sapere che qua in America difficilmente si cucina. Chi arriva prima a casa dopo il lavoro prende qualcosa per strada. Tutti i ristoranti lavorano, tutti i fast food lavorano, non esiste un posto che non lavora, tutti lavorano. Perché è difficile trovare una casa in cui torni da lavoro e ti metti a fare un piatto di pasta. Perché pensano che sia una cosa difficile, quando in realtà 30 minuti, dipende da quanto è forte l'acqua, si bolle l'acqua. Sì. Io prima della puntata ho dovuto fare ste linguine, no, che erano tagliatelle. Un attimo, tagliatelle, ho fatto tre tagliatelle al sugo, ma proprio 5 minuti. Il fatto è che non si cresce con la cultura della cucina, mentre da noi magari nostra mamma ci prendeva, io quando avevo 9 anni, mi ricordo, mamma mi prendeva, mi diceva, ok, allora ti insegno a fare l'uovo fritto, ti insegno a fare degli spaghetti, da 9 anni già sapevo cucinare. È cultura, no. È culturale. Chef Simone. La carbonara che faccio io. Mai provata, quando me la farei provare? Ho fatto provare le bistecche, però le bistecchine che faccio io. Quella senza dubbio. Ah, a livello di bistecche però vi posso dire che qua... Meglio qua, meglio. Sì. Meglio a là. Livello di barbecue, loro sono mai... Io vorrei provarlo un barbecue americano. Qua c'è l'angus irlandese, che è questa carne famosa, no? Quindi la qualità della carne, ma anche la qualità di altre cose, tipo alcune cose, i prodotti, come dire, questi caseari, quel latte, le mozzarelle, le cose, sì. sono molto più buoni qua, soprattutto il burro, vabbè, le mozzarelle sono più buone, però alcuni tipi di formaggi, alcuni tipi di cose, perché qua c'è una grande cultura per quanto riguarda questi prodotti caseari, sono diversi, non c'è parmigiano, non c'è grana, sono cose totalmente diverse, ma anche il pollame, il manzo lo vedi che cammina per strada, nel senso tu... Com'è l'Irlanda, Simo, come dici tu, farms, è pecore... È solo pecore, mucche, eccetera, tu tagli da un punto all'altro dell'Irlanda, da Dublino a Galway, vedi solo quello, vedi solo farm, come si dice, fattorie. Sì, sì, sì. E su queste cose non ci possiamo lamentare, però su tutto il resto, verdura, frutta, eccetera, è vera quella roba che dici tu, che non c'è... No. Cresce nelle serre. Pure diverso, ancora non ho trovato una melanzana buona. La melanzana intera, la melanzana. Ancora non l'ho trovata. Non comunque, è periodo, anche... però, di melanzane. Quindi, capace che in estate la trovi, verso l'estate. Boh, magari, ma magari. Non magari. So, però... ancora sto aspettando. Effettivamente ho fatto solo 20 giorni, non è che andavo a fare un sacco di comprare spese, perché... Comunque era a casa dei suoi genitori, quindi non è che mi sono dedicato. Ti devi stabilizzare ancora un pochettino, eccetera. Sì, sì, no, ancora ho tanto da vedere, ho tanto da scoprire, ho tanto da capire.
Non vedo l'ora, sinceramente, di riuscire a... Guarda, ad ambientarmi, sì, ad ambientarmi ci sono. L'unica cosa che un po' mi ha, parlando sinceramente, mi ha un po' stoppato, fermato, rallentato, meglio, mi ha rallentato è stato il fatto che... Sai, vieni qui, non parli bene la lingua, poi il fatto che comunque c'era lei, sai, prima di andare a comprare le cose, dicevo, ah, sai, andiamo in quel negozio, io non conoscevo la strada, non potevo guidare, non potevo fare niente. Quindi un po' questa cosa mi ha rallentato e impigrito in parte. Perché, sai, tutto fatto, tutto preparato, io devo solo mettermi in macchina e andare a comprare, non devo manco dire, sai, vorrei, posso avere questo. Mi ha portato un punto di dire, oh, basta, mi è arrivata la patente internazionale, posso guidare, adesso prendo e vado, non mi interessa che sbaglio, vado. Ma così io posso imparare, così posso ambientarmi, così posso conoscere persone, anche se È l'unico modo. ne ho conosciute tante, tante mi hanno chiesto, sai, vieni, ci vediamo, che bello, qualche italiano che ha visto i nostri video, ci scriviamo, però con la pandemia, sai, un po', non ti nego che... È certo. Esco con persone che magari uno non le conosco, però una cosa che non mi ha mai preoccupato questa cosa, però due, in piena pandemia ancora un po'. È ancora. Cioè, qualche mese magari stringiamo i Guardati, denti. per Sì, ora ancora guardati, eccetera. Allora, niente, ma... vedi una cosa strana? Non so, forse tu mi puoi capire. Ogni tanto mi esce naturale parlare, cioè rispondere in americano. Ora tu mi hai detto in Ora questa sì. maniera. Ho detto yeah. Yeah, wait a minute. Sì, ogni tanto mi viene proprio, ma è normale. Come Sì, dire che quando io sono arrivato qua, ogni rispondevo tanto in italiano. penso, io ormai è 4 anni che sto qua, quindi è passato tanto tempo, e ogni tanto proprio penso in inglese, e mi dico, ma perché sto pensando in inglese? Che sto Sì, facendo? Dovrei pensare in italiano, sbagliato. Però io sono fortunato per la lingua, perché altrimenti l'avrei quasi completamente persa l'italiano, e mi rendo conto che ogni tanto mi scordo delle cose, delle bravissimo, parole. mi capita pure a me proprio. Perché io abito con mio fratello e la sua ragazza, e sono entrambi italiani, quindi mantengo la pratica in casa. Però appena, cioè dopo 4 anni, mi inizio ad avere problemi, fatica a trovare delle parole, ci penso un po' di più, ed è Ma poi la cosa strano. bella è il ritorno in Italia, cioè quando torni in Italia e guardi le persone. Sì. La Dici, ma prima volta questo che ero che lingua è? sceso parlavo in inglese, gli ho risposto a un paio di persone in inglese che ero atterrato a Napoli. E sono, no, devo un attimino riconnettere il cervello, perché Sì, sta gente che sì. parlava sta lingua, che è l'italiano? Finitela, parlate in No, inglese, salutatemi. sai cos'è che ogni, almeno io quello che ho avuto e sto avendo ancora tanta difficoltà nella composizione grammaticale. Perché? Io bene o male un po' riesco a mantenerla perché come pensi in italiano traduco. Ed è questo che anche fa ridere. Perché io penso, l'altra volta ho visto un video di Pintus che diceva Angel Dog, dire zio cane. Cioè noi italiani, quando iniziamo ad apprendere questa lingua, cioè come pensiamo in italiano, traduciamo, che è Sì, a sbagliato. livello grammaticale è sbagliato, è diverso. Letteralmente è sbagliato, per loro non ha proprio senso. Qualche volta parlo con Sara, mi guarda, fa così. Doesn't make any sense. Dice, non ha per niente senso quello che mi stai dicendo. Volevo raccontare questo aneddoto perché ora che parlava Carlo delle traduzioni, degli errori di traduzione che facciamo noi italiani, mi sono capitate due cose con la traduzione dei nomi delle paste, delle forme delle paste. Allora, la prima, e tra virgolette nulla di grave, ero al lavoro e la mia compagna mi ha chiesto cosa avevo mangiato a pranzo. Io ho raccontato che ho mangiato le butterfly con il sugo. E lei mi guarda disgustata. Ti mangi le butterfly, le farfalle, no? Ti mangi le farfalle, che ti mangi le farfalle? Col sugo sono buonissime, stai dicendo. E lei tutta scandalizzata, che stai dicendo? Poi io ho spiegato. E però qualche giorno prima, che mi era successo? Che io stavo cercando sti benedetti ditalini per farmi la pastina ad Atesco, al supermercato. E No, no, non ci credo. praticamente io ero qua da pochissimo, da un mesetto e mezzo. Io con Google Traduttore, come un cretino, vado dal commesso e faccio: guarda, stavo cercando
questi qua, io ho tradotto, no, i fingering, c'era scritto. E mi guarda, cioè, qua non li facciamo, cioè, come no? Non li mettiamo nell'acqua con le carote, cipolla, gli spiegavo, facevo il brodo, dicevo carote, cipolla, questo mi ha guardato, mi ha riso e mi ha detto non ce l'abbiamo, io così non capivo. Poi quando ho detto quella roba delle farfalle, ho collegato che era successo quella volta. E poi ho capito che non si traducono i nomi delle paste. Però non lo so. O se ne inventano di nuovi, cosa che non ho mai visto, oppure l'unica cosa che possono fare è storpiarli. Almeno qua in America li storpiano, che è una meraviglia, proprio tortellini, torellini, gnocchi, Una volta una mia compagna di classe mi fa: ma tu le sai cucinare le tagliatelle? No, le tagliatelle. Tagliatelle. E io ho detto: ma che è sta roba? E tagliatelle, no. Mi stava dicendo sta povera Crista, si capiva niente. Vabbè, giustamente. Poi in America sono. Sai cos'è che in America? Sai perché li storpiano? Perché ci sono tanti italiani trasferiti da anni che. Storpiano loro negli anni, non subito, negli sì, anni. Sì, sì, sì. Oppure li storpiano perché li fanno passare tra l'italiano. Li dialettizzano un po' e poi li trasferiscono in americano. Che è un miscuglio, ragazzi, che mi fa sentire tradizionale da una parte, ma da una parte mi sanguinano le orecchie. Perché Torellini, dici, che cazzo è no, Torellini? Che Torellini? Come dico, la bruschetta la chiamo Bruscheva. Dov'è la R? Perché? Ginocchi, una cosa assurda. Comunque, tornando alla domanda che avevi fatto tu, dell'idea di YouTube, allora, questo diciamo che è stata sempre un sogno di Sara. Cioè, Sara ha speso tanto mentalmente per realizzare questo sogno, nel senso che lei già da ragazza aveva iniziato a fare video su YouTube con era una Bieber, fan di Justin Bieber, vedi, mi veniva spontaneo di continuare, so I want to know, quindi lei ha iniziato a fare questi video perché lei voleva diventare una youtuber, ha visto un sacco di blogger fare queste cose e lei voleva provarci a farlo, perché no? Una volta che siamo diventati popolari su TikTok, ha detto iniziamo anche con YouTube, perché no? Faremo cose diverse, infatti facciamo cose diverse, non solo scherzi, ma in generale, sui video un po' più lunghi, e di conseguenza abbiamo iniziato a creare più contenuti, più cose anche per YouTube, e poi siamo passati a Instagram. È una cosa che quando arrivi a un certo punto è quasi d'obbligo, cioè quando arrivi a un certo livello è quasi d'obbligo, cioè è strano che magari tu sei esploso su Instagram e non hai niente su YouTube, è strano, cioè non è una cosa molto frequente, soprattutto per un contenuto come il nostro. Per questo abbiamo iniziato questo percorso su YouTube, e ti ripeto, anche su YouTube, per me YouTube era musica, basta, non era nient'altro. Ora ho iniziato a prendermi un sacco di cose in più, o musica oppure video lezioni di inglese, io lo utilizzavo per questo YouTube. E invece capisco che qua è proprio un'app, un sito web strautilizzato, ora un po' di meno perché comunque sai com'è, c'è TikTok, c'è Instagram. TikTok sta vincendo, sì. Aspetta. Però sono modi di comunicare comunque diversi, tipo su TikTok purtroppo i video, non è purtroppo, il modo in cui è fatto TikTok, i video sono brevi, quindi puoi fare cose veloci, non puoi fare dei lunghi concetti, invece su YouTube... Quello. Hai la possibilità di stare lì, raccontare le cose, sì. Parlare per lungo tempo. Sono proprio modi di comunicare in maniera diversa, totalmente diversa. Sì, ma infatti diciamo che TikTok è esploso, continuerà ad esplodere, Instagram sta prendendo piede di nuovo, non lo posso assicurare proprio... per certi versi penso che riprendere il controllo.
Instagram, sì, di nuovo. Comunque, Instagram, cioè, hai detto bene, se tu vuoi vedere un contenuto un po' più lungo, sai dove andare. Se vuoi vedere qualcosa di più breve, sai dove andare. Cioè, dipende di cosa vuoi fare in quel momento. Però, ti ripeto, è d'obbligo, è quasi d'obbligo. Ma a prescindere dal fatto che è interessante, alla fine è difficile arrivare a un certo livello, però quando ci arrivi poi piano piano cresci, cresci, cresci. Se il contenuto è bello e ti piace alle persone, sì, certo. Comunque, il messaggio che volevo mandare è una cosa... Sono contento che questa cosa viene trasmessa anche a Radio Zaleo, come ha detto che si chiama Luca. Si chiama Radio Out Zaleo, la radio ufficiale del liceo scientifico Zaleo di Locca, sì. Perfetto, è una cosa che mi piace perché è un messaggio che volevo dare soprattutto ai ragazzi che stanno al liceo. Non domandatevi perché devo studiare latino, non domandatevi perché devo studiare inglese, non domandatevi perché devo studiare la matematica, perché queste cose, da quello che ho capito dalla mia esperienza, non è che ti... non andrai mai, come sai, ho visto un sacco di post, dici, sai, non è che vado in un panificio e chiedo una parentesi graffa di x per parentesi quadra, cioè, non funziona così, è vero, non lo utilizzerai mai in questa maniera. La logica che c'è dietro è immensa. Cioè, per tradurre una frase latina, tu sai benissimo che devi fare step by step, cioè pezzo per pezzo, in ordine, perché se tu traduci prima un pezzo e poi il terzo pezzo, non riuscirai mai a tradurre la frase latina nella maniera giusta. Devi tradurre prima quella, poi quella, poi quella, come in matematica, prima le parentesi, tonde, poi le quadre, poi le graffe. Ora, io quello che voglio dire è proprio questo. Non statevi a lamentarvi del fatto che è normale, siamo tutti studenti, sono stato studente nel liceo scientifico, quindi è normale stare lì e dire ma perché devo fare tutta sta roba, che cosa mi servirà mai nella vita? Non l'applicherai direttamente, l'applicherai indirettamente perché ti imposta il cervello in una logica estrema. Affronterai un problema della vita prima risolvendo il piccolo problema alle parentesi tonde, poi il grande problema alle parentesi quadre, infine tutto il problema, tutta l'espressione con le parentesi graffe. E questa cosa io l'ho notata già quando sono andato all'università. E avevo un modo di ragionare diverso anche nelle formule della fisica, nelle formule di chimica. Dio mio, la chimica, la nomenclatura per me sono stato l'incubo, anche per me, ma madonna mia, ma l'impostazione mentale che mi hanno dato, e soprattutto le lingue, questa cosa lo fanno benissimo, è immensa. Quindi non perdete tempo a lamentarvi, cogliete il buono di questa cosa. Non che è sbagliato lamentarsi, cioè nel senso, è naturale, non ti posso dire che io non mi sono mai lamentato, ho sempre amato tutto qua. Io il latino lo odiavo, io l'inglese lo odiavo e mi ritrovo ora a parlare bene di latino e a saper parlare inglese per necessità, no, ma comunque in generale. Io la matematica mi piaceva, però non è che stavo lì tutti i giorni a farmi problemi, perché non è una cosa che puoi fare. Sei un ragazzo, vuoi giocare, vuoi fare, vuoi divertirti con gli amici. Cogliete le cose positivo, guardate il bicchiere mezzo pieno, guardatelo sempre mezzo pieno per ogni cosa negativa. Tu dici, mi è successa questa cosa negativa, bene, guarda la parte positiva, c'è sempre una parte positiva, ragazzi. Non state lì a deprivermi, non state lì a giudicare gli altri o a avere invidia degli altri, ma prendete ispirazione. Sono cose fondamentali, io ve lo dico d'esperienza, io non mi sento nessuno, però mi piace condividere questa cosa, mi piace proprio perché magari qualcuno può cogliere qualcosa, magari non ora, magari non domani, però tra un anno forse sì. Grazie Carlo per questo messaggio che tra l'altro io condivido, è molto importante. Se certe cose al liceo si studiano, in generale a scuola, è perché qualcuno, anzi tante persone che ne sanno più di noi, hanno stabilito che quelle cose ha senso che vengano studiate in un determinato momento della propria vita. C'è un motivo per cui il programma di italiano, banalmente, del liceo è più articolato e lungo rispetto a quello delle medie, perché c'è una sensibilità diversa ed è più approfondito in relazione all'età dello studente. Quindi io sono d'accordo, sì, con te su questa cosa. Sì, sono l'unica cosa che voglio dire, perché non voglio che venga frainteso il mio messaggio. Io sinceramente... penso che lo stress, e questo sono stato anche, ho letto qualche studio in merito perché mi piace informarmi prima di parlare, lo stress che viene dato uno studente
italiano, liceale, soprattutto. Elevato. È eccessivamente elevato. Io lo vedo qua. In Italia abbiamo dato uno stress elevato, perché poi comunque, sai, matematica, storia, filosofia, io mi ricordo che quando avevo un orario di 5 materie diverse, il giorno prima era un trauma. Devi studiarti 5 materie diverse. A voi, e questo è lo stress che dici tu, ed è vero che c'è, ci siamo passati tutti, e certe volte è insopportabile, cioè è davvero tanto per lo studente. No, ti porta veramente, o sei forte mentalmente, lo possiamo anche capire, perché comunque possiamo essere forti, però in generale mettiti dalle parti di qualcuno che è meno forte mentalmente, è uno stress elevato, secondo me. Però... fermo restando che la logica dietro ogni cosa che viene insegnata bisogna coglierla e sfruttarla. Questo è quello che voglio dire. Ok, chiaro, sì sì. Allora mandiamo un augurio, allora un saluto a tutti gli studenti liceali, diciamo, soprattutto sì, della sì, nostra zona. Sì, bocca al lupo, mi raccomando. In particolare voi due avete fatto lo scientifico, quindi immagino che darete un messaggio in più allo scientifico. Un augurio, un abbraccio a tutti gli studenti dello scientifico, ma di tutte le scuole di Locri e della Locride, anche perché siamo in un momento critico per quanto riguarda la pandemia, quindi andare a scuola, che per noi è stato scontato, per alcuni negli ultimi anni non lo è stato. Vivere la scuola ora è strano. Andare a scuola senza mascherina, che sembra una cosa stupida, ma non lo è. No, no, assolutamente. Infatti io mi sono diplomato nel 2019, dopo 6 mesi c'è stato il Covid, alla fine del mondo, e io non ci credevo, dopo un anno dal mio diploma, a vedere la gente con le mascherine in classe. Cioè, assurdo. No, no, è vero, è assurdo. Tutto è vero. Però no. Comunque, ragazzi, non perché noi dobbiamo essere visti come chissà chi. Penso di aver ben chiarito che non mi sento nessuno, anzi... penso di essere... Hai tranquillamente quanto... l'immagine della persona che sei, cioè non ti preoccupare. Vi ringrazio, però un altro messaggio che magari vogliamo tutti e tre lanciare, se poi siete d'accordo con me, ai ragazzi che ci ascoltano, in generale ai ragazzi dello scientifico, ma in generale a tutti i ragazzi che ci ascoltano, non perdete tempo, fate nel senso, prendete ispirazione da quello che Luca... Simone ed io stiamo facendo, abbiamo preso in mano qualcosa in cui stiamo credendo e lo stiamo portando avanti, perché quello che state facendo voi, ragazzi, è importante. Voi state, il fatto che voi vi siete messi, quanti anni avete tutti e due? Io ho 21 anni, sono del 2000. Io 22. Comunque, ragazzi, 21, 22, io ne ho 25, siamo tutti là. Sì, siamo... state facendo qualcosa di importante, soprattutto perché portate avanti un sacco, innanzitutto una vostra idea, e questa è una cosa che a me piace, quando siete intraprendenti, quando vedo ragazzi intraprendenti, è una cosa che mi piace, mi piace pure dirvelo, cioè nel senso non è che sto lì a dirmi no, questi sono intraprendenti, che spiega per me, no, bene per voi, benissimo, credeteci, non mollate, perché questo è fondamentale. Circondatevi di cose positive intorno a voi. Non voglio sembrare un hippie, però è fondamentale. Se state lì a stressarvi la vostra testa, sai, una volta uno mi ha chiesto: ma com'è che hai imparato l'inglese? A parte il fatto che, grazie a Dio, lo parlo 24 ore su 24, ma che ho fatto io? Non è che mi sono fermato solo a parlarlo, aspettare che qualcuno mi parlasse in inglese. Mi sono circondato di cose in inglese. Su Instagram ho iniziato a seguire pagine in inglese, non solo di studi, ma anche pagine divertenti. E ogni giorno che guardo un post imparo una parola nuova. Quindi anche questo, circondatevi di cose che vi fanno stare bene, perché così potete essere creativi, propositivi e intraprendenti. È giusto, bravo, grazie, anzi è un bellissimo messaggio. Secondo me. Cioè, il succo anche è, secondo me, utilizzare al meglio il proprio tempo, dare grande valore, circondarsi di persone che ci fanno stare bene e credere anche in quello che si fa con un pizzico di intraprendenza che non guasta mai, perché bisogna partire, è difficile partire, però bisogna partire. Sì. E che tutti quanti, non che dobbiamo sentirci grandi, però tutti quanti sono partiti da zero, non è che sapevano già cosa dovevano fare. Ma hanno iniziato, se non inizi non potrei mai capire. Nessuno è nato imparato, nessuno. Come si suol dire. E nessuno, quindi... sai qual è la frase che mi piace un sacco, mi incita tanto? Vabbè, a parte il fatto che mi sono dimenticato di dire che consiglio vivamente di fare, io sono cresciuto tanto,
e ho avuto tanto confronto grazie all'arbitraggio. Io mi sono messo in campo, mi hanno buttato in campo, mi sono buttato in campo, ho avuto confronto con persone più grandi di me. Io dovevo provare a farmi portare rispetto, cioè un ragazzo di 17 anni, un ragazzo di 40 anni che deve portare rispetto a un ragazzino di 17 anni che dice una cosa che è giusto o sbagliata, non è facile. Però questa cosa mi ha fortificato, soprattutto in Calabria, è uscito scortato un sacco di volte, però vabbè, mi ha fortificato e mi ha permesso di avere, ripeto, un sacco di confronti. Quindi bisogna buttarsi e non mollare, no, non mollare. Ne troverai di difficoltà. Mi sembra che in un film, Creed 2, o comunque Sylvester Stallone in un film ha detto non importa come quante volte cadi, ma è importante come ti rialzi. Assolutamente. Puoi cadere 1000 volte, ma tu ti rialzi 1001, sei un vincente, basta, non hai niente da dirti. Perché bisogna anche normalizzare il fatto che sbagliare è normale, perché se uno non sbaglia non può sapere quali cose non vanno bene e fa esperienza, cioè è così. Bisogna sbagliare il meno possibile perché tante volte lo sbaglio nostro può avere ripercussioni anche su altri, ok? Però il migliore non è quello che non sbaglia mai, è quello che ha imparato a sbagliare di meno con l'esperienza. È tutto qui, secondo me. Sì, sì, sono d'accordo. Ci avviamo alla conclusione. Possiamo fare che abbiamo detto davvero, secondo me, un grande concetto che io condivido e ti ringrazio anche Carlo per questo motivo. E ti ringrazio per la tua infinita disponibilità, per essere stato con noi, e ti faccio i migliori auguri per tutto davvero. E credo tu prima o poi tornerai qui di... No, io non posso dire qui da noi perché sono a Milano, tornerai in Calabria prima o poi, sì, penso proprio di sì. Appena ho la possibilità lo farò. E allora mi manca. Poi magari ci risentiremo perché voglio sapere il ritorno come sarà. Sarà, dicono, sia un bel impatto le prime volte. No, io volevo solo, ragazzi, ringraziarvi per avermi dato questa possibilità. È una cosa che mi è sempre piaciuto fare, nel senso poter parlare, dire la mia. Magari non ti dico, ma ispirare dalla mia esperienza, ecco. Non da chissà quale grande altitudine, però questo, grazie a voi sono riuscito a farlo, siete ragazzi simpaticissimi innanzitutto e mi piacete un sacco perché siete intraprendenti e continuate così. Grazie a te, per noi è stato davvero un piacere, abbiamo apprezzato davvero molto tutto questo e davvero grazie. Anche noi apprezziamo te, i tuoi video e la tua intraprendenza nel compiere questo passo grande che hai fatto nella tua vita, perché davvero è molto bello. E comunque grazie davvero, è stato un piacere per noi, grazie per la disponibilità. Noi abbiamo un saluto particolare, allora ti spiego. Quando io ero a Locri e lui era a Dublino, dicevamo un saluto da Locri e da Dublino. Ora io sto a Milano e lui sta a Dublino, ma è originario di Placanica. Quindi io dico un saluto da Milano per Locri, che è il mio paese di origine. Simone dice un saluto da Dublino per Placanica. Tu invece saluti allora io da... Un saluto da Boston per Locri. Che cosa meravigliosa.